Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della protesta dei trattori. Dopo ore di viaggio lungo la Cassia, gli agricoltori sono arrivati a Roma. Oltre 250 dalla Valdichiana e da Navacchio si sono incontrati ed hanno raggiunto la capitale ieri sera. Il serpentone di Giganti della Strada era partito da un terreno nel comune di Fogliano, poco lontano dalla zona delle Farniole. Il nuovo presidio fisso è stato allestito sulla Nomentana, un terreno privato dove di ora in ora si stanno dirigendo altri trattori provenienti da tutta Italia. Per la manifestazione di venerdì, dicono gli organizzatori di Riscatto Agricolo, contiamo di essere oltre 1000. Ed intanto l'associazione che organizza la manifestazione ha deciso anche di accettare l'invito di Amadeus al Festival di Sanremo. E adesso parliamo di un altro caso che si è acceso ad Arezzo, quello relativo al concerto di Simba alla Rucca, che non si farà né a Castiglion Fiorentino né ad Arezzo. Vediamo il servizio. Conosco zingari dentro i caravan, ti fanno il volante della tua macchina. Bimbi spacciano sopra i monopattini, scaglie di cocco io sopra cipattini. Anche se questi personaggi non saranno magari degli esempi di... Però comunque esiste una cultura, che è la musica trap, che i giovani ascoltano. Non possiamo far finta di niente. Censurare queste cose significa poi portare ancora di più all'attenzione questi personaggi. Tito Ghezzi, organizzatore del Carnival Trap, che vede come ospite il trapper Simba la Rucca, incassa il no di due amministrazioni, prima Castiglion Fiorentino, poi Arezzo. La prima location scelta era quella della polisportiva di Montecchio Vesponi, ritenuta inadatta dal sindaco Agnelli. Così l'organizzazione aveva optato per un padiglione dell'Arezzo Fiere e Congressi. Il suo nome è legato non solo ai testi delle sue canzoni, considerati da molti discutibili, ma anche a vicende di cronaca. Rapine coi caschi a Tenerife, mi diverto col jet ski. Simba la Rucca, al secolo Mohamed Lamin Saida, è stato condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi per la sparatoria del luglio 2022 a Milano e a 4 anni in un procedimento parallelo su una faida tra gruppi di trapper. Quei testi, quei modi, una persona condannata comunque in primo grado in maniera molto pesante a risse, a azioni di assolutamente delinquenziali, perché insomma una sparatoria non mi pare che sia una cosa da giudicare diversamente. Beh, io penso che questa città non abbia nessun bisogno di ospitare una persona così, e credo anche che gli imprenditori del mondo dello spettacolo, che pure in questa città, come in tutta la parte d'Italia, abbiano subito un grande momento di crisi con il Covid, possano comunque fare il loro lavoro rivolgendosi a persone minimamente più degne e decorose. Stavo già là a guardare il calendario. Questo soggetto, questo Simba la Rucca, fa in questo momento un tour per tutta Italia, si chiama Tunnel, un tour di grande successo, lavora in tante location, in tante discoteche, ogni volta che fa una serata è una serata di successo, fa sempre il pieno, domandiamoci perché, in fondo non siamo noi che abbiamo deciso il successo di questo personaggio, lo decide poi i giovani che lo ascoltano. Ad oggi l'evento non ha ancora trovato una location. La situazione è in un limbo, non abbiamo ancora una location, se risolviamo la cosa entro 24 ore magari porteremo avanti questa operazione, altrimenti saremo costretti ad annullarla. Sempre ad Arezzo, nello specifico in via Sicilia, gli animi si erano accesi a seguito dell'installazione di un'antenna a pochi metri da alcune abitazioni e da una scuola. Domani è in programma un sopralluogo dei tecnici comunali. Sono già oltre 600 le firme raccolte per la petizione promossa dal Comitato del Parchino di Via Emilia, al centro l'antenna della Discordia, quella che sarà installata in Via Sicilia, a pochi passi dalle abitazioni del quartiere e a 300 metri dalla scuola media. Una torre per la telefonia mobile, che dovrebbe avere una potenza superiore ai 20 watt. Le fondamenta sono già state gettate e la scorsa settimana il tema è entrato anche in Consiglio Comunale con due interrogazioni, una del consigliere Michele Menchini del Movimento 5 Stelle e un'altra di Donato Caporali del gruppo PD. Mercoledì 7 febbraio è previsto un sopralluogo dei tecnici comunali per rilevare, diciamo, la conformità del sedime del palo. Cosa vuol dire? Cioè andremo a vedere se effettivamente è stato installato laddove era previsto, nella particella prevista,
che come sapete è un'area privata, quindi insomma è stato, non è stata un'indicazione nostra del comune dove poterlo installare. Dovesse essere la particella indicata, cosa accadrà? Che intanto si fermano i lavori, noi abbiamo un procedimento di diniego e sarà di nuovo ARPAT, che poi è l'ente che dà il parere per poter installare questo tipo di antenne, rifarà di nuovo tutto il procedimento. Il comune fa, è vero, un primo piano delle antenne, pensate che l'ultimo è stato fatto nel 2017, poi però spesso vengono installate in deroga, perché siccome è un servizio di pubblica utilità, se viene richiesto noi siamo costretti, con il parere appunto positivo di ARPAT, a dare l'ok all'installazione. Giovedì pomeriggio invece è prevista un'assemblea pubblica alle ore 17 nella sede di Porta del Foro. Voltiamo pagina, anche quest'anno si svolge la raccolta del farmaco, che durerà una settimana sino a lunedì 12 febbraio. Molte le farmacie che partecipano in tutte le città italiane, 30 quelle ad Arezzo e provincia tra comunali e private. È chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i più bisognosi. Servono soprattutto antinfluenzali, medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse, per disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali. E arriveranno invece in questi giorni nelle abitazioni di coloro che hanno beneficiato dello status di esente dal ticket sanitario le lettere che l'ASL Toscana Sud-Est ha inviato per il recupero credito verso quei cittadini che non avevano diritto all'esenzione. Si tratta di avvisi bonari che comunicano agli utenti l'accertamento effettuato e contestualmente richiedono il pagamento entro 60 giorni del ticket complessivo dovuto per tutte le prestazioni effettuate nell'anno oggetto di controllo. Il cittadino potrà presentare argomentazioni e documentazione difensiva con le modalità riportate nelle stesse lettere. Ed ancora sanità, un dispositivo di telemetria da impiegare per il travaglio e il parto in vasca è stato donato dal Calcit Arezzo e Rotary Club Arezzo al reparto di ostetricia del San Donato. Non ha fili e usa onde wireless che, non interferendo con l'acqua, garantiscono il controllo a distanza del benessere fetale. Il nuovo dispositivo, dal valore di 10.000 euro, permetterà alla vasca per il travaglio dell'ospedale di Arezzo di riprendere la propria funzionalità. E adesso parliamo di scuola. Studenti e studentesse hanno potuto trascorrere una mattinata nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia per parlare di orientamento. Rappresentanti di tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia, rappresentanti della consulta studentesca provinciali e rappresentanti aretini del Parlamento regionale toscano insieme nella Sala dei Grandi. La provincia di Arezzo ha così voluto dare un segnale forte a tutti i ragazzi sull'importanza dell'orientamento. Che siamo convinti che è necessario lanciare un messaggio, dare un segnale, perché orientare significa prima di tutto, deve significare prima di tutto auto-orientare. Una giornata così è sicuramente un'opportunità di portare all'interno del nostro istituto, ma in tutta la provincia, una possibilità di un cambiamento, poiché abbiamo raggiunto così un numero molto alto di persone a conoscenza di meravigliosi progetti e che quindi potranno essere attuati nel corso del tempo sicuramente. La provincia aretina ha anche offerto agli studenti e alle studentesse presenti un momento di mindfulness. Lo scopo di questa giornata è quello di cercare di fare un'esperienza con i ragazzi di auto-orientamento, quindi di portare lo sguardo dentro e un attimo lasciare andare lo sguardo fuori, quindi un'esperienza di mindfulness, che significa pienezza mentale, quindi permettere ai ragazzi di riconoscere cosa si muove dentro ed accoglierlo senza giudizio. Questo è proprio la mindfulness. È sempre la provincia di Arezzo, con il partenariato dell'Associazione Pronto Donna dell'Ufficio Scolastico, ha organizzato il convegno Bullismo e Cyberbullismo, in programma mercoledì 7 febbraio nella Sala dei Grandi.
L'iniziativa fa parte delle attività del progetto Bullismo e Cyberbullismo, azioni in rete per prevenire e contrastare un fenomeno in crescita, inserito nell'ambito di Giovani Sì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. E un convegno invece per trattare il legame tra lavoro e giustizia sociale è organizzato dalla Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI, in programma alle 9.30 di sabato 10 febbraio nella sala congressi dell'Hotel Minerva di Arezzo, e proporrà un'occasione di confronto finalizzata ad evidenziare le attuali criticità in ambito lavorativo verso cui istituzioni e associazioni saranno chiamate ad orientare le proprie attenzioni. Al Frantoio Pagetti invece un convegno su temi di altrettanta stretta attualità organizzato da Biodea. Vediamo il servizio. Ospiti del Frantoio Pagetti, oggi Biodea ha organizzato un convegno con temi di strettissima attualità. Parliamo ovviamente della difesa delle piante, insomma di tutto quello che i prodotti distillato e biochar portano nel mondo dell'agricoltura. Si apre un nuovo anno, il 2024, che novità porterà? Allora, con il Frantoio Pagetti è iniziata una collaborazione importante già da 3 anni, perché ci ha dato fiducia nel presentare questo prodotto ai loro associati che portavano le olive in frantoio, ed per loro la finalità era avere olive sempre più di qualità con assenza di residuali. Obiettivo che abbiamo raggiunto, che stasera l'abbiamo rappresentato, e quindi continueremo così negli anni a venire. Avete dato un titolo quasi provocatorio a questo convegno, From Farm to Fork, ma in provincia di Arezzo. Come dire, cara Europa, noi alla fine la Green Deal, insomma, l'abbiamo già applicata. È un po' una sfida, un'ambizione, un sogno, quello di produrre un protocollo. Siamo un'azienda in Toscana, in provincia di Arezzo, e quindi una politica che è partita dall'Europa, quindi l'Europa siamo noi tutti, e perché no questo progetto, un progetto per Civitella in Valdichiana, provincia di Arezzo, per l'Italia e per l'Europa e per il mondo. Quindi agricoltura sostenibile non sono soltanto parole. Assolutamente, oggi abbiamo già raggiunto tutti gli obiettivi che la Comunità Europea si è prefissa di raggiungere da qui al 2030, e lo stiamo dimostrando con tutta la nostra clientela. Ci spostiamo adesso a Bastia Umbra, dove prosegue con successo la fiera dedicata alle eccellenze del mondo dell'accoglienza e della ristorazione. Via, 1, 2, 3, via, 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 dai! Al via a Bastia Umbra, all'area fieristica, la 18ª edizione di Expo Tecnocom, le eccellenze del mondo dell'accoglienza e della ristorazione sono tutte qui. Visti i grandi risultati che ci ha avuto l'Umbria a livello di turismo, questo veramente è quello che traina il turismo. Che traina il turismo? Uno viene a vedere, sì, viene a vedere le mostre, le biblioteche, i musei, tutto quanto, ma alla fine dove si va? Si va dentro al ristorante, dentro una pizzeria a mangiare, e questo quindi è quello che traina più di tutto. Allora ci abbiamo tenuto proprio profondamente a fare una cosa ancora migliore degli anni precedenti, per far sì di trainare ancora più turismo in questa bellissima regione che abbiamo dell'Umbria. La kermesse dedicata al settore dell'hotel, restaurant, caffè o catering ha subito registrato il boom di presenze. Sotto i riflettori, un settore strategico per una regione come l'Umbria e che soprattutto per il rilancio post-Covid ha rappresentato un elemento di sollievo importante per il tessuto economico regionale. Tecnocom è un grande appuntamento per il settore dell'Horeca. È un appuntamento che torna in grande stile, devo dire, a giudicare dai tanti espositori e dalla qualità degli espositori, quindi sono giornate utili per sviluppare un confronto tra gli operatori di un settore strategico e di un settore che ha dinanzi a sé delle prospettive di crescita molto importanti. Quindi le occasioni di confronto, di scambio, di matching che ci saranno in queste giornate costituiscono senza dubbio una base fondamentale per poter guardare avanti e cogliere le straordinarie possibilità di crescita che questo settore ha in sé. 4 padiglioni, oltre 300 stand, ma non solo esposizione, anche talk, workshop, cooking show. Si va avanti fino al 7 febbraio. Tantissime le farine che voi portate in questa fiera, tante varietà. Tante varietà. Macinate col nostro molino a cilindri, col nostro molino più artigianale a pietra, che abbiamo anche uno in esposizione qua. Sì, diciamo che ci siamo molto differenziati nella nostra gamma, siamo sulla qualità e sulla differenziazione dei prodotti, che è secondo noi quello che porterà un po' più di
futuro anche ai panifici, insomma. C'è bisogno un po' di difenderlo questo Made in Italy? Assolutamente, nel settore del caffè sì, nella maniera più assoluta. Ci sono aziende che fanno solo qualità e ce l'abbiamo vicinissime, ce l'abbiamo anche al supermercato. Dobbiamo anche far riferimento a questo. È un'eccellenza, secondo me, come la pasta, come la pizza, come il vino, come diverse altre cose. La saputa riconosce. Sì, ma è anche facilmente riconoscibile, secondo me. Quando si va al bar sappiamo scegliere, sappiamo giudicare. Tre cittadine aretine tra le migliori d'Italia per accoglienza turistica secondo il Touring Club italiano, e sono Anghiari, Castiglion Fiorentino e Lucignano. La cerimonia di premiazione, alla quale ha preso parte anche la ministra Santanchè, ha visto la partecipazione di 200 sindaci da tutta Italia. 43 le bandiere arancioni in Toscana, che conquista così il primato di regione con il più alto numero di riconoscimenti di tutta Italia. Adesso cambiamo argomento, dagli esordi su Arezzo TV alle apparizioni in Rai. Andy Bellotti sarà in questi giorni il nostro inviato speciale a Sanremo. Andiamo a conoscerlo un po' meglio. C'è classicamente Andrea Bellotti, viene da Montepulciano ed è la nostra, il nostro telefonino con tutte le applicazioni. Sì, già. Stasera ho deciso di metterti in difficoltà. Gianni Morandi. Ecco. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte. Andy, insomma, quando si dice che Arezzo TV porta bene, tu ne sei la prova vivente. Sì, sì, no, porta bene perché mi sono catapultato a tali e quali, è stata un'emozione incredibile. Però ti abbiamo adottato prima di loro, quindi con la nostra trasmissione Musica e Cabaret hai un po' fatto le prove per poi fare il salto. Sì, è vero, è vero. E lì ho fatto tutti i personaggi, ricordate quel jukebox o qualcosa? E con lo smartphone però è l'evoluzione del jukebox, è un jukebox 2.0. L'albero di Natale umano, con tanti auguri, e soprattutto c'è Malgioglio con il puntale. Questo è il puntale con Malgioglio? Vai, come farebbe Malgioglio gli auguri agli aretini? Auguri, tesori, aretini, cavalloni, veramente. Mi sta cadendo tutta la stella, mamma mia, e l'emozione, la turcidità, veramente. Veramente mi stavi toccando in un punto, mamma mia, e allora te lo dico, auguri, Merry Christmas and Happy New Year. Però Malgi, quando mi fa veramente con questi cesti, sei stato stupendo, veramente, mamma mia, voglio portarti nelle isole Malgive, mamma mia, momentaneamente. E lui, io abbiamo un feeling, nel senso, Malgioglio poi è una persona veramente, un professionista importante, un professionista incredibile, che posso dire, anche Loretta Goggi, che mi ha fatto fare delle cose incredibili, e Carlo veramente ha avuto una pazienza, posso dirlo, ma anche mi ha supportato in queste puntate. Oddio. Tom. Cos'è questo? È pazzesco. Mai. Carino lui, eh? Beh, è geniale, eh? È stupendo. Voglia di stringerti e poi che fretta c'era. C'è Malgioglio a primavera. Che fretta c'era. Lo sappiamo. Io e te. Diciamo che Andy ha fatto veramente una grande cosa. Gli dobbiamo rendere merito perché ha una professionalità, si è dedicato a questa cosa con tutto se stesso, e quindi è giusto che sia arrivato dove è arrivato. Però io ovviamente gli ho strappato la promessa di rimanere comunque con noi. No, lui c'ha un contratto con me firmato, quindi lui non può scappare, è blindato. È blindato, e quindi sa benissimo che lui musica e cabaret sicuramente dovrà sempre partecipare, perché ormai l'abbiamo lanciato, gli portiamo fortuna, quindi non può lasciarla. Dai, ti fa fare lo smartphone anche a te, Giuseppe. Va bene, va bene. No, forse è meglio Marco, dai. Meglio Marco, è più intonato come lui, dai. Girano le stelle qui a Tortaia, sì.
ci penso forte, 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 ti vorrei, sì. Bravo, bravo, bravo. Andy Bellotti. E direttamente da Sanremo dovremo avere al telefono Andy. Ciao Andrea, ti vedremo sempre vestito da smartphone umano anche in questi giorni sanremesi? Sì, sono già vestito da smartphone umano con le mie apposite app create appositamente apposta tutte per voi. C'ho anche l'Appoglio, che è l'app dedicata a Cristiano Malgioglio. E poi praticamente cosa c'è da dire? Che ci sono tante belle novità importanti qua, si respira un'aria veramente incredibile, un'aria ricca di novità, ci saranno tanti ospiti incredibili, sono più al Palafiori, di qua e di là, di sotto e di sopra, quindi cosa c'è da dire? Ne vedrete delle belle, perché lo smartphone umano prenderà segnale in determinate occasioni, e quando prenderà segnale veramente, penso che vi emozionerete, ecco. Ma ti vedremo sul palco dell'Ariston o da qualche altra parte? Non posso svelare nulla, però ci saranno novità fuori. Però non si può dire nulla, ancora non posso svelare nulla, però posso solo dire che, come diceva una celebre canzone di Battisti, lo scoprirete solo vivendo. Adesso Andy, lasciaci con una delle tue ormai celebri imitazioni. Beh, c'è cioè, che dolore, Massimo Boldi vi aspetta, ciao balleciole. Ovviamente con Andy ci sentiamo domani sempre da Sanremo. E adesso uno spettacolo di magia e illusionismo con artisti di fama internazionale ad affascinare, stupire e divertire grandi e piccini sabato 17 febbraio al Teatro Dovizi di Bibbiena. Il titolo è Magic Friend e proporrà al pubblico uno straordinario spettacolo che vedrà esibirsi ed alternarsi sul palcoscenico artisti di fama internazionali capace di coinvolgere e trasportare il pubblico in un mondo di emozioni e fantasia tipico di questa forma d'arte. Divertimento ma anche solidarietà, l'incasso degli spettacoli alle 17 e replica alle 21 sarà devoluto a Casa Tevenin, l'istituto aretino che da oltre 150 anni accoglie donne, madri e minori in situazioni di difficoltà. A Cortona invece al Teatro Signorelli e ieri sera protagonista Claudio Bisio. Io e Federica ci eravamo fidanzati attraverso l'incontro tra Massimo, mio amico, e Rossana, un'amica di Federica. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all'impegno politico, passando per l'educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, riflessioni tra aneddoti, comicità e dolori all'insegna dell'ironia. L'infanzia, i genitori, la politica, le donne, tutto questo. Claudio Bisio, scena al Teatro Signorelli con un doppio appuntamento con lo spettacolo La mia vita raccontata male, tratto da testi di Francesco Piccolo per la regia di Giorgio Gallione. Una riflessione su come il tempo modifica e trasfigura gli accadimenti, giocando spesso a idealizzare il passato e cancellare i brutti ricordi, reinventando così il reale nell'ordine magico del racconto. E magicamente apparivano le gemelle Kessler, bellissime, che ballavano con sincronia perfetta e ci dicevano che se cantavamo insieme a loro eravamo belli come loro. Dalla fama trasversale Bisio ha attraversato senza fatica cinema, teatro e televisione, imponendosi nel ruolo di attore e comico, gli esordi nel locale milanese del cabaret chiamato Il Derby. Ho iniziato al Derby nei primi anni 80, poi nell'85 l'hanno chiuso il Derby, a combinazione pochi mesi dopo si è aperto lo Zelig e io insieme proprio ai nomi che citavi tu, Gabriele Salvatores, Gino e Michele, sai quelli di Zelig appunto, lo inauguramo e io ero proprio lì la sera che è stato inaugurato il locale Zelig e poi da lì anche la televisione. Poi il successo passato per titoli come Mediterraneo, Zelig che per anni lo ha visto al timone, Mai dire golle, Benvenuti al Sud, adesso l'esordio alla regia con L'ultima volta che siamo stati bambini. Un libro molto bello di Fabio Bortolomei chiamato appunto L'ultima volta che siamo stati bambini, una storia ambientata nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale a Roma, uno di questi quattro bimbi è un bambino ebreo, viene portato via dai nazisti in un campo di concentramento, gli altri amici avevano talmente fatto un patto di sangue, anche più forte del patto di sangue per stare essere uniti, che decidono di andare a salvarlo.
Passiamo adesso alla pagina dello sport. Nicolas Gavagni dell'Alga Atletica Arezzo ha vinto la medaglia d'argento nel salto in lungo ai campionati italiani juniores indoor. Nato nel 2006 e allenato da Paolo Tenti, l'atleta aretino è sceso in pista ad Ancona nella più importante manifestazione nazionale di categoria, dove è stato protagonista di una prova particolarmente positiva con un salto di 7,15 metri con cui è risultato il migliore in assoluto del suo anno di nascita e con cui ha meritato il secondo gradino del podio. Il titolo di vicecampione italiano è arrivato già al primo anno nella categoria juniores e da seguito all'argento conquistato nel giugno 2023 ai campionati italiani allievi. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.